i giocatori e i dirigenti della Sir Safety Perugia, che si accinge a disputare con ambizioni di vertice il prossimo campionato nazionale di pallavolo, e appunto il pubblico che ha affollato la concessionaria Giustozzi, dove in tardo pomeriggio c'è stata la presentazione ufficiale, dopo che la stessa compagine era stata ricevuta a Palazzo Donini dalla Presidente della Giunta regionale. E allora il servizio. Il servizio ancora non è pronto, appunto vi proponiamo alcune interviste e le immagini della conferenza stampa che è stata tenuta ieri nella sede della concessionaria Giustozzi di Perugia con la Sir Volley, i suoi dirigenti, con il presidente Sirci, i dirigenti e i giocatori e il pubblico che ha affollato gli ampi locali della stessa concessionaria per stringersi attorno ai propri beniamini. Ma vediamo le immagini e il servizio. Ci vuole unione. Entusiasmo alle stelle ieri pomeriggio per la presentazione ufficiale ai tifosi della Sir Perugia versione 2016-2017. Tanti sirmaniaci hanno accolto i propri beniamini a suon di cori e maglie dedicate. Un vero e proprio clima di festa per Zaizev e compagni, che hanno avuto un assaggio di ciò che li accompagnerà per tutta la stagione sugli spalti del Palasport Evangelisti. Ma non solo. Il tifo organizzato non si perde una trasferta. Il calore dei supporter dei Black Devils si fa sentire in ogni palazzetto d'Italia. Una vera e propria festa del volley, applausi e cori per ogni singolo Black Devils, con i nuovi in particolare che hanno potuto toccare con mano la passione del tifo bianconero. Ed ora i ragazzi sono attesi in campo e tante sono le aspettative. Noi abbiamo i più bei nomi e cognomi d'Italia, del campionato italiano. I nomi che abbiamo noi non ce l'ha nessuno. Sulla carta siamo quelli più forti. La carta. Carta, vai in campo. Mi sa che questa non combina niente. La carta non serve. I cognomi e i nomi e neanche i soprannomi serviranno. Quello che conta sono quattro parole e che io questa sera vi chiederò: la rabbia, la forza, l'intelligenza. La cosa più importante è l'unione. Abbiamo tanti campioni, ma penso prima che abbiamo, diciamo, gente giusta, persone per bene, sono grandi professionisti e penso che anche loro hanno capito che devono fare tutto quello che lo sanno per fare un risultato positivo, perché qui adesso non possiamo nasconderci dicendo cerchiamo di fare, cerchiamo qua, dobbiamo andare in campo e provare a vincere. Secondo me quest'anno si può fare ancora di più. Siamo tutti felici, tutti con sorrisi, perché crediamo in questa squadra e sono convinto che prima di tutto l'atmosfera è buona e con questa atmosfera si può fare tanto.